la legge che ha istituito i consultori familiari prevede per il loro funzionamento l'esistenza di un'equipe multiprofessionale composta da ginecologi, da ostetriche, personale sanitario, assistenti sociali, psicologi, infermieri professionali, educatori. E questo perché, per poter dare una lettura globale del problema, di salute e di prevenzione anche. L'accoglienza viene fatta prevalentemente da ostetriche, da infermieri, da altri operatori del consultorio. Queste sono figure di riferimento per tutta la durata dell'apertura del consultorio. La fase dell'accoglienza è un momento molto importante che contraddistingue i consultori familiari da altre strutture sanitarie di tipo ambulatoriale. All'accoglienza e all'ascolto dell'utenza viene dedicato un tempo sufficiente per riuscire a decodificare la domanda, a dare delle risposte, a orientare l'utenza verso eventualmente altri servizi o competenti. Riteniamo che gli operatori che lavorano con l'accoglienza debbano avere alcune caratteristiche che sono, quali ad esempio la capacità di ascolto, non essere giudicanti, essere accoglienti possibilmente, cercare di instaurare un clima di comprensione empatica se possibile, perché questo favorisce comunque l'incontro con la persona. Non essere giudicanti e non volere a tutti i costi orientare o condizionare la volontà della persona. Cioè, l'obiettivo dovrebbe essere quello di implementare le capacità e le scelte decisionali della persona, dell'utente, quindi un po' quello che è chiamato l'empowerment. Quindi l'impegno quotidiano di ogni operatore che si occupa di accoglienza, ma non solo di accoglienza, è quello di porsi in un ascolto attivo verso l'utenza, essere attenti agli aspetti verbali e non verbali della comunicazione. Noi riteniamo di aver affinato, come noi sicuramente tutti gli operatori che hanno a che fare con i servizi consultoriali che vi lavorano dentro, di aver affinato nel tempo la capacità di relazionarsi con vari tipi di utenza e anche con vari tipi di culture. Il fatto che almeno nella nostra ASL gli operatori dei consultori sono lì da molti anni, questo ha favorito anche una possibilità di condivisione, di confronto e di presa in carico a volte anche. Può capitare che gli operatori dell'accoglienza diventino anche a volte dei punti di riferimento per l'utenza, che non porta solo delle richieste di tipo sanitario, ma a volte porta anche altri tipi di bisogno. E agli operatori del consultorio si rivolgono anche una si rivolge anche una fascia comunque svantaggiata che porta anche bisogni di natura sociale. Nell'equipe del consultorio familiare sono importanti molte competenze e il valore del consultorio è proprio quello della multiprofessionalità, dell'integrazione, dell'approccio globale alla persona senza dividerla, in parti. Lo psicologo può dare un contributo attraverso la sua competenza, sia direttamente alle persone che il consultorio accoglie, ma in alcuni casi anche al personale che ha a che fare con aspetti emotivi, aspetti profondi delle persone che a volte hanno bisogno di essere riletti insieme, ripensati. E quindi non sempre è un ruolo diretto rivolto alla persona. Non vorrei che si pensasse che le persone vengono mandate dallo psicologo, ma vorrei che si pensasse che l'equipe consultoriale ha un suo pensiero condiviso in cui la competenza dello psicologo è un aspetto importante. A volte capita che l'ostetrica, l'operatore dell'accoglienza, abbia a che fare con aspetti emotivi difficili e delicati delle persone che incontra e non sempre è importante segnalare che è possibile consultare lo psicologo, ma prima ancora è importante all'interno dell'equipe valutare l'opportunità di offrire la consulenza con lo psicologo.
Questo permette una lettura d'insieme fatta da tutti. In fondo, la competenza ad ascoltare l'emotività non è solo dello psicologo, ma di tutti gli operatori. Ma lo psicologo può essere disponibile per valutare anche insieme il livello di rischio, il livello di gravità di alcuni disagi e offrire la sua competenza direttamente alle persone oppure all'interno dell'equipe. In particolare, lo psicologo può naturalmente essere disponibile relativamente agli aspetti di lavoro del consultorio familiare, quindi dagli adolescenti all'interruzione di gravidanza, la contraccezione, il percorso nascita, le fragilità, alcune ambivalenze del percorso nascita rispetto all'accoglienza dei neonati, può intercettare alcuni segnali di rischio rispetto a crisi del ciclo di vita. Spesso si pensa alla depressione postpartum come a un evento molto difficile da gestire. Nei consultori si lavora molto per sostenere il benessere psichico, per intercettare i primi segnali di disagio e quindi offrire il più presto possibile delle azioni di prevenzione primaria, che lo psicologo può contribuire ad organizzare con il personale, ma non è detto che debba partecipare in prima persona, può essere disponibile in seconda battuta, soprattutto per le persone che lo richiedono e non su invii. Ovviamente la disponibilità degli psicologi nei consultori è molto variegata, è dovere di tutti i servizi e dell'organizzazione sanitaria prevedere competenze che vadano a integrare l'equipe. Quella del consultorio è poi un'equipe preziosa in cui si attiva molta promozione della salute e in cui le persone sono aiutate a mobilitare le loro risorse, le loro capacità di adattamento, la loro capacità di trasformarsi e nei cicli di vita, la crisi, spesso psicologica, può diventare un'opportunità di crescita, di cambiamento, di rinnovamento. E quindi, lo psicologo si trova a mobilitare queste risorse, a sostenerle, a non essere troppo presente, ma a predisporre interventi brevi di sostegno in una relazione molto competente, molto seria, ma adattabile e che si trasforma in funzione dei bisogni delle persone. Il consultorio è da sempre un luogo di attenzione alle donne, anche per quanto riguarda la violenza domestica e di genere. Tutto quello che abbiamo sperimentato in questi anni è in linea con la letteratura internazionale sull'argomento. L'operatore quindi deve avere un occhio attento per andare oltre a quello che la donna porta inizialmente. Ad esempio, ci possono essere vari accessi in consultorio per infezioni ricorrenti, oppure donne che durante le visite o gli approcci presentano situazioni di stress emotivi molto forti, gravidanze plurime a volte quasi subite, quasi inevitabili, no? Che ci possono far pensare a qualcos'altro dietro, gravidanze in età precoce, aborti ripetuti. Altre situazioni di stress che ci comunicano comunque una tensione emotiva molto forte. Tutti gli operatori del consultorio, quindi l'equipe, deve porre attenzione a questi segnali per poter andare oltre, approfondire con la donna e, laddove la donna lo richiede, attuare degli interventi che possano aiutarla ad uscire dalla sua situazione. Occuparsi di donna vittima di violenza fa parte integrante della professionalità di chi lavora in consultorio. E anche tenersi aggiornati sulle realtà della violenza alle donne e ai minori, diciamo che è un obbligo deontologico per tutti quanti. L'ostetrica, creando con la donna un rapporto di particolare fiducia, riesce ad accompagnarla attraverso le cure cliniche e contemporaneamente, informazioni legali verso una risoluzione delle sue problematiche come se fossero due binari che portano all'affrancamento della donna stessa, della sua dignità.
Diciamo che l'ostetrica, parlo da ostetrica perché tale sono, ha due strumenti privilegiati per fare questo. Uno è la maieutica e l'altro è il caring. La maieutica è l'arte di portare alla luce, che l'ostetrica non utilizza solo nel momento in cui assiste al parto, ma che utilizza tutti i giorni, tutti i momenti con tutte le donne, nel senso che la relazione che riesce a creare mette la donna nelle condizioni di potersi aprire al dialogo e quindi esternare anche le sue problematiche. Il caring è un modello di assistenza all'interno del quale le persone coinvolte si alleano, fanno proprio un'alleanza terapeutica per occuparsi di quella che è la salute globale della donna in questo caso. E di conseguenza, utilizzando questo strumento che crea una buona relazione e contemporaneamente le conoscenze scientifiche, la formazione di base che danno gli strumenti per una buona assistenza, ci permette da una parte di osservare e di cogliere sintomi relativi alla violenza, ma dall'altra anche di intuire problematiche o intuire piccoli segni che possono far pensare alla violenza stessa. L'operatore, l'ostetrico o chi per esso, in questo caso mette in moto tutte le possibilità di parlare con la rete del suo territorio e quindi di prendere in carico la donna e portarla verso una risoluzione, se possibile, della sua problematica. Il consultorio familiare dal 1992 partecipa al programma di prevenzione Serena. Nella città di Torino ci sono 8 punti prelievo e ogni anno facciamo l'esame del Pap test a circa 40.000 donne. Questo programma è stato esteso poi negli anni a tutto il resto della regione. Per gli operatori del consultorio familiare è molto importante fare questo esame, innanzitutto perché riusciamo a fare una diagnosi precoce di tumori del collo dell'utero, ma perché riusciamo anche ad agganciare le donne per farle venire nei consultori familiari e presentare questo servizio.